A 40 anni dal suo omicidio, la Polizia di Stato ricorda Antonio Ammaturo, dirigente della squadra mobile di Napoli, ucciso dalle Brigate Rosse in piazza Nicola Amore, insieme con l'agente Pasquale Paola. Questa mattina la cerimonia a Napoli, alla presenza del capo della Polizia, Lamberto Giannini, che ha sottolineato l'importanza del premio. Al di là del ricordo di un sacrificio, al di là della vicinanza e ai familiari e a tutta la Polizia di Stato per questo, c'è la necessità di accendere i riflettori. C'è sempre una criminalità agguerrita, organizzata da contrastare, e purtroppo ci sono ancora delle problematiche sociali, delle mancanze di lavoro, delle vulnerabilità che agevolano e rischiano di far perdere tanti giovani che vengono poi attirati da una serie di miraggi. Presente anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha fatto il punto sulla videosorveglianza. Da ultimo mi è stata rappresentata la necessità proprio dell'attivazione dei controlli, dei collaudi, delle telecamere non funzionanti. Già adesso 5 telecamere nell'immediatezza sono state messe in funzione. Dello stesso parere il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il caso dello sblocco della manutenzione è stato fondamentale grazie all'impegno personale del ministro, che ha sbloccato una situazione che era ferma da mesi. Adesso noi continueremo per rendere pienamente efficiente tutta la rete che già esiste.